Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con due ragazzi molto simpatici, molto disponibili, con la giornalista un po' sbadata con i nomi e facciamo una cosa un po' fuori dal normale. Siamo con Benedetta Roca che per Scuderia Edizioni ha pubblicato Non ci ho pensato, ma c'è anche Andrea Matarazzo che è stato, diciamo così, l'ispiratore o il sostenitore, il supporter d'eccezione affinché Benedetta scrivesse Non ci ho pensato. Che cos'è Non ci ho pensato? Beh, Non ci ho pensato è il risultato di tanti sentimenti, tante emozioni, tante cose tra di loro anche contrastanti, tanti viaggi, tanti momenti della mia vita che però poi a un certo punto sono venuti ad unirsi in questa maniera, a volte anche un po' volendo, un po' casuale, perché effettivamente non ha una cronologia, le poesie non sono state raccolte con una cronologia certa, precisa, alcune risalgono al 2013, alcune risalgono al 2018, altre invece sono dell'ultimo anno, ma appunto non saranno ritrovate come se fosse un'unica storia, per quanto poi effettivamente risulta esserci un'unica storia, anche perché il mitico. Tu sei un architetto, abbiamo scoperto, hai girato anche parecchio fuori l'Italia, sei ritornata, hai trovato Andrea e Andrea ti ha fatto venire in mente, ha detto ma perché non facciamo una cosa che possa insomma concludere, unire quello che è stato il mio lavoro fino ad oggi. E quindi Andrea, chiediamo a te, tu che cosa hai fatto in questo libro affinché lei potesse... Ho cercato di leggere quelli che erano i sentimenti che ha raccolto Benedetta in una raccolta di disegni. Ovviamente è stato molto molto bello, la ringrazio perché è un'esperienza che non avevo mai vissuto, appunto interpretare i sogni, desideri, pensieri, sentimenti di un'altra persona è una cosa molto complessa ed è avvenuta proprio attraverso degli incontri, degli scambi, è stato molto molto bello. Mi incuriosisce questo aspetto, per creare un disegno ispira il racconto, le parole o una parola, cosa fa scattare il meccanismo, la miccia che accende poi una storia che è raccontata in modo diverso ma che è il disegno? Allora, il meccanismo cambia di poesia in poesia, può essere immediato perché tu ti rivedi in quei versi, e altri versi invece possono andare praticamente a insediarsi e a entrare all'interno del tuo corpo e piano piano maturano, quindi è stato proprio un processo creativo sia immediato che poi è fuoriuscito nel tempo, quindi è stata un'operazione molto molto interessante a livello artistico. Invece chiedo a Benedetta la stessa domanda ma invertita, cosa ti ha spinto, cioè cosa ha rappresentato Andrea per te da convincerti a dire queste cose che io ho scritto in momenti diversi della mia vita possono essere messe nero su bianco con accanto un disegno? In lui che cosa hai trovato che ti ha spinto a questo? Questo è interessante, perché la vuoi sapere davvero? La sicurezza, perché io non mi sono, io sono l'eterna insicura, io sono quella che va sempre accompagnata, sono quella che ha bisogno sempre di una spalla, tant'è che oggi qua senza di lui probabilmente avrei pianto lacrime amare. Sì, sono state settimane intense perché sì, io rischiavo di... Sì, mi sarei arrabbiata come una bestia. Lo so, ma io l'avvertivo perché ovviamente nasce anche questo, nasce un'empatia, cioè... Ci sono delle connessioni, è una cosa bellissima. No, anche se qualcuno che conosco mi dice avere bisogno è una cosa brutta, non sempre, non per forza. In questo caso credo che è un'accezione positiva. Non esisterebbe se non ci fossero i disegni, esisterebbero le poesie sempre sulla carta dove sono state. Hai detto una cosa che mi ha colpito durante la presentazione: ho scoperto qualcosa di diverso nelle parole che avevo scritto attraverso i suoi disegni. Cosa è scoperto? Non tutto, sicuramente ci sono state tante cose, ma una cosa che davvero non ti aspettavi, che tu, ma questa veramente c'era nella mia testa o dentro di me? È che lui forse rispetto a me ha, io purtroppo devo purtroppo per fortuna chissà devo definirmi comunque molto superficiale, per quanto potrebbe non sembrare in alcuni casi, a volte lo sono, a volte un po' meno. Lui ha saputo cogliere il dettaglio, perché poi nel disegno ha raccontato dei dettagli, ha saputo cogliere i dettagli in quelle parole, in quelle che erano state le emozioni che poi hanno fatto sì che fuoriuscissero quelle parole, per cui credo appunto quell'attenzione al dettaglio
dettagli in più che io non riuscivo ad avere. Ci sta assolutamente. Così. Si può dire che è un diario, anche se tu l'hai scritto in diversi momenti della tua vita, che però in effetti è una narrazione di un qualcosa che è un percorso, quindi possiamo definirlo non solo una raccolta di poesie, ma, e anche sarebbe tanto, insomma, ma che invece ha qualcosa che va oltre, cioè proprio una narrazione ben precisa, un romanzo in poesia, inventiamoci questa... Andi, questo è il tipico, come posso dirlo, è il tipico taccuino alla fine del quale avrei inserito delle pagine con su scritto note, in modo tale che chiunque voglia leggere, insomma, io prima l'ho chiamato carnet de voyage, perché era quello che usavano gli artisti, l'acquerello, il disegno e poi scrivere. Cioè, insomma, anche per questo è nato in questa dimensione tascabile, appunto, per poter essere portato ovunque. Ed effettivamente, ricollegandomi a quello che stavo dicendo, la questione delle note, in modo tale, è una storia che chiunque potrebbe continuare. Ho 28 anni, ne ho 32, ci saranno almeno altri quanti miliardi di persone della nostra età che stanno vivendo e affrontando le stesse turbe, le stesse emozioni, le stessi sentimenti, quindi perché mai qualcuno non ci si potrebbe ritrovare e continuare. Una considerazione e un'ultima domanda. Tu prima dicevi, alcune cose le ho scritte su fogli, altre cose le scrivo sul telefono, sul cellulare, mi ritrovo anche su dei messaggi WhatsApp, e mi ha colpito molto, perché è proprio tipico, è una cosa che caratterizza la gioventù di oggi, e quindi questa è una considerazione. Poi, a proposito di quello che dicevate prima, se ci sarà un sequel, sempre insieme, ci avete pensato? Non ci abbiamo pensato. Potrebbe essere un'idea. Allora, piace rispondere così, ma poi perché questo titolo? Perché io questa è una risposta che do almeno 10 volte durante una giornata. Davvero non ci ho pensato? Io l'ho sperato? Ci sarò, sì, nel caso. L'ho sperato. Allora, lui ha detto che ci sarà, quindi ma io lo so che ci sarà, perché che ci penserai? A raccogliere ovunque si trovi nella vita, anche tra nei prossimi 10-20 allora, anni. Allora, facciamo vedere meglio nuovamente il libro. Non ci ho pensato, mi piace moltissimo. Benedetta Roca, Scudere Edizioni. Ragazzi, in bocca al lupo per tutti i vostri desideri.